Buongiorno, allora, questo video è in risposta a un dibattito che è andato in onda sulla mia pagina di Facebook, in risposta a un post che ho fatto un paio di giorni fa su un nuovo studio pubblicato su Lancet. Lancet, per chi non lo sapesse, è una delle migliori riviste mediche con New England e JAMA, è una delle tre riviste mediche più quotate al mondo e hanno pubblicato questo lavoro intitolato l'abuso di alcol e praticamente il carico di malattie in 195 paesi e territori 1990-2016. Questo è un grossissimo lavoro epidemiologico. Come tutti i lavori epidemiologici, abbiamo già detto, ha dei limiti. I limiti sono il fatto che sono delle associazioni, non c'è uno studio randomizzato clinico che dimostra una causa-effetto, ma delle associazioni. Cosa trovano in questo studio? In questo studio trovano praticamente che non c'è un limite sotto il quale consumare dell'alcol ha un effetto protettivo. Anzi, quello che trovano è che se per la patologia coronarica, quindi per l'infarto del miocardio, sembrerebbe esserci un effetto protettivo per un piccolissimo quantitativo di alcol che è intorno a una bevanda alcolica al giorno, gli autori, in base a questi studi epidemiologici, concludono che invece per i tumori non c'è nessuna protezione e che il più basso consumo, meglio il non consumo, si associa con un ridotto rischio di sviluppare alcuni tipi di tumore frequenti nei paesi occidentali. A dire il vero, in una figura si vede che non c'è differenza per la mortalità totale tra chi consuma zero alcolici e chi consuma invece un alcolico al giorno. Questi sono i risultati dello studio, un grossissimo studio appunto pubblicato su una rivista che semplicemente ho riportato sul mio sito web, come sempre faccio, per informare le novità, quali sono i nuovi studi che escono in letteratura. Non ho fatto nessun tipo di commento, ho soltanto riportato esattamente quello che gli autori avevano pubblicato sulla rivista. E le risposte, probabilmente perché si tratta di alcol, sono state variegate, ma in particolare volevo discuterne un paio. Beh, una è questa, è la prima, quella di Minna, la quale scrive: "Su questo mi dispiace, ma non sono d'accordo. Vengo da una famiglia sarda e i miei antenati per generazioni e generazioni hanno bevuto vino a pranzo. I miei bisnonni, i miei nonni e i miei genitori sono arrivati tutti a un'età avanzata senza gravi disturbi fisici né psichici." La risposta a questa osservazione è ovvia. Ringrazio Guido Laguzzi per aver risposto quello che più o meno avrei risposto io. Un mio prozio è tornato fisicamente illeso dalla campagna di Russia e si è pure fatto buona parte della strada a piedi. Quindi, quando leggete nei libri di storia di migliaia di persone morte e disperse, non credeteci. Esattamente, cioè voglio dire, non possiamo usare le nostre esperienze, le nostre esperienze aneddotiche a supportare i comportamenti generali. La scienza serve proprio per questo. Questo studio è uno studio definitivo che dice chiaramente che l'alcol a qualsiasi dose fa male? No, perché è uno studio epidemiologico. Speriamo, vedremo se è possibile fare degli studi più seri oppure di mettere insieme l'evidenza di diversi tipi di studi. È difficile perché la scienza non è facile fare uno studio controllato in cui si dimostra chiaramente che all'aumentare della dose di consumo di alcol, indipendentemente da tutti gli altri fattori, questo causa un aumento del rischio di cancro o di malattie cardiovascolari, via dicendo. Quindi, insomma, non è facile
Quello che non sopporto e non accetto invece è l'atteggiamento di persone come questo Antonio Borsato, che sono ospiti a casa mia, sulla mia pagina Facebook, ed esordiscono con frasi come "Sei triste da morire", "Il vino fa parte della nostra cultura", "Forse, sottolineo forse, potrei guadagnare qualche mese e allora niente di fronte all'eternità". A dire la verità non c'è risposta per questo tipo di atteggiamento. Consiglio a questo Antonio Borsato che se non gli va di leggere le informazioni che io leggo, che io scrivo sul mio sito, non deve fare altro che non leggerle e rivolgersi ad altri siti a lui più consoni che supportano le sue ipotesi, le sue teorie. Ce ne sono tanti di guru che raccontano storie. Io ho semplicemente riguardo uno studio scientifico. Quindi un atteggiamento così maleducato non è accetto, quindi avviso Antonio Borsato che se continuerà a usare questi toni, perché fino a che uno fa una domanda come Minna Scorcu, va benissimo, non c'è nessun problema, siamo qui per discutere, per capire, ma atteggiamenti così non sono accettabili, ok? Quindi questo lo ribadisco, sul mio sito non voglio persone che usano questi toni denigratori, accusatori. Possono rivolgersi altrove. Detto questo, qual è il mio punto di vista su questo studio, su questa questione dell'alcol? È complesso, come ho detto, è difficile capire in maniera indipendente cosa un singolo cibo, un singolo fattore possa fare sulla salute indipendentemente da altri fattori, perché la salute umana e dell'ambiente è molto complessa, sono tanti i fattori in gioco ed è proprio quello che stiamo facendo nei nostri studi, cercare di capire in maniera, usando diversi modelli sperimentali che vanno a integrarsi perché nessuno sfortunatamente è perfetto, capire meglio la realtà, quindi fare degli avanzamenti, capire, e come vi ho detto già una volta, ne abbiamo fatti tantissimi rispetto a 100 anni fa in cui si usavano le sanguisughe e i clisteri per trattare le malattie, al giorno d'oggi, insomma. Le conoscenze scientifiche e mediche ci hanno fatto fare dei passi da gigante e la qualità di vita che abbiamo, la sicurezza, insomma, per alcune malattie di non morire di una polmonite, di tubercolosi o di tante altre malattie, grazie agli avanzamenti della medicina scientifica e quindi su questo non c'è nessun dubbio. Torniamo all'alcol. Beh, il mio punto di vista è che questo studio epidemiologico dice che all'aumentare del consumo di alcol aumenta il rischio di mortalità e di soprattutto per tumori. Per le malattie cardiovascolari ci potrebbe essere una piccola protezione a bassi consumi di alcol, ma per i tumori sembrerebbe da questo studio che non c'è nessuna protezione. Ripeto. I limiti di questo studio sono i limiti di tutti i studi epidemiologici. E i limiti sono che ci sono tanti altri comportamenti e stili di vita che le persone probabilmente che consumano più alcol hanno nella loro vita. Molte delle popolazioni che consumano tanto alcol sono quelle nord-europee oppure in Australia, Stati Uniti. E altri paesi in cui c'è anche un consumo maggiore di prodotti di origine animale, c'è più sovrappeso e obesità, c'è magari il fumo. Quindi, per quanto si possa correggere in questi studi statistici per questi fattori, che può essere il BMI, può essere il fumo, non si riesce a correggere per tutto, perché è una correzione statistica che non permette di andare alla base dei meccanismi fisiopatologici attraverso cui l'alcol potrebbe aumentare il rischio di tumori. Alcuni studi suggeriscono che l'alcol potrebbe aumentare i livelli di biodisponibilità di ormoni sessuali, che è un fattore di rischio per i tumori. Per i meccanismi, ripeto, sono molto complessi. Quindi cosa facciamo? Buttiamo via tutto questo studio, questi studi come questo, diciamo che non sono veri, che mio nonno beveva e quindi ha vissuto fino a 90 anni, che fa parte della cultura bere, che quindi non c'è nessun problema? No, questo non lo possiamo fare. Non c'è nessun dubbio che bere alcol regolarmente aumenta il rischio di patologie.
tumorali e sopra un certo livello malattie cardiovascolari e tanti altri problemi epatici e via dicendo. Però qual è il limite minimo? Cioè dobbiamo proprio astenerci dal consumo di alcol o possiamo usarlo? Ripeto, una risposta chiara a questo interrogativo non c'è. Per ora non c'è, e quindi quello che io mi sentirei di dire, ma questa è la mia opinione personale, legata a tanti, tanti anni di studio, tanti anni di lavoro nel campo medico, scientifico, e quindi con una visione un pochettino più probabilmente attenta e preparata nel leggere le evidenze scientifiche di diversi tipi di studi, compresi quelli epidemiologici. La mia visione è che l'alcol in ogni caso non dovrebbe essere consumato in maniera regolare, cioè bere uno, due bicchieri di vino, birra ogni singolo giorno probabilmente non è una buona idea. Il mio consiglio invece, ed è quello che io faccio nella mia vita, è di consumare l'alcol in maniera occasionale. Se mi succede di andare a una festa o a un pranzo o a una cena e c'è un buon bicchiere di vino rosso, me lo bevo e me lo gusto. Però non ho a casa regolarmente una bottiglia di vino. Non è che ogni volta che mi siedo a tavola consumo un bicchiere di vino. Quindi io penso che il consumo occasionale di un buon bicchiere di vino o di una buona birra non dovrebbe, ripeto, non dovrebbe perché la certezza scientifica non ce l'abbiamo, comportare quell'aumento di rischio, soprattutto se tutti gli altri fattori metabolici sono in ottimo ordine. È chiaro che un conto è bere un bicchiere di vino, un bicchiere di whisky, una persona che è obesa, che ha grasso viscerale, che quindi ha un fegato grasso, in cui è chiaro che quell'alcol ha un effetto tossico sul suo fegato, che è già stressato dall'eccessivo grasso legato all'obesità viscerale, è chiaro che l'effetto metabolico è diverso. Quindi ripeto, dipende tutto dal contesto ed è questo che gli studi epidemiologici non riescono a fotografare. Il fatto che si guardano grossi numeri con una precisione come fondamentalmente guardare le stelle di un'altra galassia ad occhio nudo, non si può vederle in maniera chiara perché non abbiamo gli strumenti per poterlo vedere. Quindi, insomma, il consiglio è: mantenetevi sani, mantenetevi magri, fate attività fisica, cercate di avere dei livelli ottimali di fattori cardiometabolici, ormonali, avere dei livelli bassi di insulina e quindi dei livelli più alti di sterobilirubin globuli, di IGF-BP1, BP2, insomma tutti quei fattori magari di cui parleremo che sono promotori di cancro, di malattie cardiovascolari e altre patologie, dei bassi livelli di infiammazione e a quel punto penso che un consumo saltuario di vino, birra o di ottima qualità, e di nuovo qui torniamo a un altro discorso importante, la qualità. Troppo spesso la gente compra in termini di quantità, di prezzo, il prezzo più basso, con un consumo continuo. L'idea invece è che dovremmo consumare l'alcol in maniera sporadica, in occasioni speciali, però che dovrebbe essere di ottima qualità. Quindi invece di avere vigneti che vengono, terreni che vengono praticamente occupati dalla coltivazione di viti, ormai ovunque, perché l'alcol è un business per l'Italia e per molti altri paesi, dovremmo avere dei vigneti di altissima qualità con un vino di altissima qualità, vino vero, consumato a un prezzo naturalmente consono, più alto, ogni tanto,
Questo è il, e quindi questo gioverebbe non soltanto la salute dell'uomo, ma gioverebbe anche la salute del terreno che potrebbe essere utilizzato invece per coltivare prodotti che sappiamo essere fare bene consumati regolarmente dalle verdure, cereali integrali, legumi. Questi sono prodotti che dovrebbero essere consumati regolarmente e che dovrebbero occupare la maggior parte dei terreni coltivati invece che usare i terreni per produrre, per coltivare vigneti o per coltivare mangimi, per allevare miliardi di animali, per produrre carne, formaggi e latte a basso costo con cui alimentare un crescente numero di persone con un impatto ambientale pazzesco. Quindi torniamo sempre a guardare le cose un po' a 360 gradi, non in maniera miope. Questo è quello che volevo dirvi in risposta a questo dibattito acceso, perché il vino, l'alcol sono sempre degli argomenti molto, molto controversi. Rimando magari in un altro momento un'analisi più approfondita di quali sono i meccanismi che conosciamo attraverso cui l'alcol potrebbe impattare diverse vie metaboliche che aumentano il rischio di diverse patologie croniche degenerative. E con questo, vi saluto.